Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Il mercato, soprattutto quello dell'ultima giornata, ha deluso i tifosi rossonero. Il tanto reclamato colpo non è arrivato e anche Diego Perez, a lungo cercato dal Palermo, ha preferito imboccare l'autostrada per Bologna. Storie di calcio mercato, ma adesso occorre immediatamente pensare al calcio, quello giocato. Il Palermo pensa al prossimo match di campionato, che sarà domenica 12 settembre a Rigamonti contro il Brescia. Sfida insidiosa che però non può spaventare il rossonero, qualitativamente superiori. Si inizia a fare sul serio, adesso niente più alibi. Riscaldamento a secco, lavoro aerobico e possesso palla. Questo è il programma della seduta che il Palermo ha sostenuto ieri pomeriggio al tenente onorato di Bocca di Falco alla ripresa dopo il pareggio interno con il Cagliari. Fabrizio Micoli e Fabio Oliverani hanno svolto una parte dell'allenamento insieme al gruppo e hanno poi effettuato un lavoro differenziato. Goian invece ha proseguito il programma di riabilitazione. Assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Bacinovic, Bovo, Cassani, Glick, Kasami, Ilicic, Piniglia e Salvatore Sirigu. Sono molto soddisfatto del nostro mercato, parola del direttore sportivo del Palermo Walter Sabatini, che intervistato da Palermo Channel TV ha fatto un bilancio della campagna acquisti del club rosanero. È stata una campagna acquisti durata tantissimo e complessivamente sono molto soddisfatto. Abbiamo puntato sullo zoccolo duro dello scorso anno, i giocatori che sono rimasti sanno che dovranno essere la locomotiva di tutta la squadra. I nuovi arrivati sono tutti in gamba e con ampi margini di miglioramento. Zamparini è un fiume in piena, per fortuna in senso positivo. A proposito di Europa League, il presidente rosanero fa un azzardo. Credo che arriveremo primi nel nostro girone, ha detto. Oltre all'umiltà, nelle coppe europee ci vuole spavalderia. In coppa bisogna giocare con una mentalità europea e non all'italiana. Il Palermo nella prossima giornata del campionato di Serie A sarà impegnato nella trasferta del Rigamonti contro i padroni di casa del Brescia. Queste le parole del tecnico dei bresciani Giuseppe Iachini in relazione alla gara con i rosa, espresse durante la conferenza stampa di oggi. Stiamo analizzando come affrontare al meglio i nostri avversari. A me interessa vedere il Brescia, che deve diventare una grande squadra. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.